All'ombra di un traghetto della Tirrenia parte la guerra al cartello delle compagnie di navigazione. La protesta per il caro tariffe la cavalca la provincia che promuove un'assemblea pubblica al porto e la sposano imprenditori, associazioni e la politica regionale che lancia il progetto della flotta sarda. L'indipendenza dalle compagnie di navigazione nel giorno di Sa Diet e Sa Sardigna. Che è un sogno che esiste da sempre, quello di poter essere artefici noi nel nostro futuro anche attraverso la gestione delle infrastrutture, quella per la mobilità è straordinaria e fondamentale, e poi un altro desiderio che tutti quanti coviamo nel nostro animo, nel nostro cuore, quello di sentire quando saliamo su queste navi per andare verso la penisola o per tornare verso la Sardegna magari un po' di limba e meno dialetto napoletano. I tempi stretti non sembrano preoccupare il governatore, certo di riuscire a chiudere l'iniziativa in tempo utile per salvare la stagione turistica, anche grazie all'intervento straordinario della regione con un bonus vacanze. È un bonus che viene riconosciuto alla misura massima di 90 euro per nucleo familiare, a partire da 60 per un nucleo di due persone, quindi 30 euro a testa, e ha l'obiettivo di dare un contributo per l'abbattimento del costo di trasporto. Unità di intenti tra imprese e politica è l'appello del presidente della provincia Sancio. Sia un progetto condiviso con un piano d'azione di tutte le istituzioni con a guida il presidente della regione per portare ai sardi una soluzione che li tolga dall'isolamento e dall'atrofizzazione anche del sistema economico che qualcheduno, qualche cartello per interessi di pochi vuole fare a danno di molti. Questo è inaccettabile, il popolo sardo in questo senso oggi rappresentato dalle istituzioni deve ribellarsi. Ma guardi, io sono felicissimo che la regione ha deciso di entrare nel mondo della navigazione tra il continente e la Sardegna, perché, le spiego subito, le darà modo alla regione di capire quali sono i reali problemi di questo settore. Il richiamo di Onorato dopo l'annuncio della regione contro il caro tariffe introduce una prima riflessione. Le navi costano un'ora di navigazione 4.800 euro di solo carburante. Chi potrà allora sul mercato rispondere all'appello di Saremar? La compagnia della regione agirà in pratica da armatore privato. Qui c'è un vettore che sta eventualmente cercando sul libero mercato dei mezzi, sul libero mercato dei noli, dei mezzi che attualmente non ha per svolgere un servizio che attualmente non svolge, ma che legittimamente può svolgere. Ma questo come si concilia con le basse tariffe promesse dalla Regione? E che io credo che certamente le tariffe che la Regione ha promesso non potranno essere sostenute se non attraverso un forte e pesantissimo contributo pubblico. Onorato sposa il modello francese. Per ogni passeggero viene riconosciuto un aiuto nell'ordine dei 15 euro, ad esempio per la Corsica. Nel caso Saremar, il soggetto pubblico, tutto dalla regione, può muoversi da privato che eroga aiuti? Se, come immagino, la Saremar terrà una contabilità analitica separata per questo tipo di rotta. Se riuscirà a dimostrare che non c'è un intervento di aiuto, ma sarà invece un intervento, diciamo, di mercato, nel senso che si andrà sul libero mercato a cercare per esempio delle navi e dei mezzi, se si riuscirà a far passare correttamente questo tipo di sistema, a mio avviso il sistema può andare. La liberalizzazione c'è e non è certamente il governo che può incidere su questo, si tratta di liberi imprenditori in un sistema liberale che operano come ritengono più opportuno. Il governo stabilisce delle regole di principio entro le quali ci si può muovere, ma oltre questo non può fare. Però la decisione della giunta regionale è una decisione che a mio avviso porta ad aprire un tavolo che fino ad ora, insomma, hanno un po' deciso loro, cioè i privati, come fare.